Ebbene sì, ci risiamo. Il doppio pesismo dell'Occidente non si smentisce mai. Il solito modus operandi di giudicare una cosa non per la cosa in sé, ma a seconda di chi la fa. Tutta roba a cui siamo perfettamente abituati perché ci tengono in costante allenamento. E se mai dovessimo distrarci per un attimo e pensare che esista una coerenza, ecco che l'Occidente ci riporta subito alla realtà. Il Parlamento europeo ha adottato mercoledì una risoluzione sugli attuali sviluppi della guerra russo-ucraina. Con 494 voti favorevoli, 58 contrari e 44 astenuti, la Russia viene dichiarata stato sponsor del terrorismo. Nel testo, il Parlamento invita l'Unione europea a configurare un quadro giuridico in cui tracciare le linee per inquadrare gli stati indicati come sponsor del terrorismo, cioè quegli stati che si servono dell'aiutino di gruppi armati di quello stampo lì. Catalizzare l'attenzione dell'Unione Europea è il gruppo Wagner, una compagnia militare privata, un gruppo di contractor indipendente che secondo il New York Times sarebbe diretta dal Ministero della Difesa russo. Il gruppo Wagner è un'organizzazione militare dai contorni torbidi. E per fortuna io non sono né una Gramellini né una Mentana, cioè non sono io una di quelle persone pronte a sgrassare il neonazismo lì dove conviene. Quindi in questo video non ci saranno quegli imbarazzanti tentativi di sollevare il gruppo Wagner da quello che effettivamente è, tentativi che ormai conosciamo. Però non è il battaglione Azov, non è un battaglione neonazista. Questo gruppo di mercenari non ha ufficialmente un'entità legale connessa alla compagnia. È un'organizzazione militare dai tratti fantasma. Si comportano praticamente come una sorta di network dove si mettono in contatto i combattenti con chi ne ha bisogno e sostanzialmente chi paga. Nonostante Mosca neghi il coinvolgimento del gruppo Wagner tra le sue milizie, abbiamo certezza che il gruppo Wagner è presente nel Donbass già dal 2014. Sempre nel 2014 saranno infatti resi protagonisti di due scontri importanti all'interno delle province separatiste. Dapprima conquistando l'aeroporto di Luhansk e poi abbattendo un aereo ucraino con a bordo 40 paracadutisti. Hanno combattuto nelle operazioni che hanno allontanato le forze ucraine da Debaltseve, collegando così i due territori di Donetsk e Luhansk. Il gruppo Wagner lo troviamo attivo anche in altri conflitti: la guerra in Siria, la guerra in Libia, in Madagascar, in Sudan, in Mozambico. Nella sua inafferrabilità, il gruppo Wagner sembra essere di proprietà di Yevgeny Prigozhin, un uomo d'affari in stretti legami con il presidente russo Vladimir Putin, soprannominato lo chef di Putin perché è proprietario di ristoranti e catering che più volte hanno ospitato il presidente russo. E il gruppo Wagner sembra essere stato fondato da tale Dmitry Utkin, che è questo tipetto qui, questo con i tatuaggi delle SS. Ripeto, non siamo né Mentana né Gramellini, a noi il neonazismo ci fa schifo a prescindere. E che il gruppo Wagner non sia fatto di scolarette con le treccine lo dimostra anche la reazione recapitata al Parlamento europeo. Hanno infatti confezionato un video di provocazione dove si vede un martello insanguinato all'interno di una custodia musicale. Oh, brava l'Unione Europea che ha puntato il dito contro queste pericolose organizzazioni neonaziste nel cuore dell'Europa. Tutto giusto, siamo con voi. Ma che dite? Forse sarà il caso di avvisarli timidamente che è da più di un anno che sostengono, finanziano e armano battaglione Azov e affini? Non è che niente niente sto neonazismo ci stupisce e ci fa schifo solo quando non so amichetti nostri? Tutti sconvolti dai simboli neonazisti nel gruppo Wagner, ci mancherebbe altro. Però, quando i tatuaggi neonazisti erano degli anceli dell'acciaieria di Azovstal, beh, tutti pronti a tappare tutti e due gli occhi e anche quelli dell'opinione pubblica. Si grida al terrorismo di stampo neonazista. Ma era di poco tempo fa la data del 14 ottobre, la data in cui la stampa ammiccava alla giornata della celebrazione del difensore ucraino. Una ricorrenza della data 14 ottobre 1942, giorno della fondazione dell'UPA, l'esercito insurrezionale ucraino di fondazione banderiana, organizzazione il cui credo fa riferimento a questa bella parolina in tedesco che se ci clicchi sopra compare, ops,
si punta giustamente il dito sui crimini di guerra perseguiti dal gruppo Wagner, ma nessuna indignazione sugli intenti terroristici del battaglione Azov. Quando è poco più di una settimana fa che è stata sventata nel napoletano un'organizzazione di stampo neonazista che si riferiva al battaglione e si muoveva nell'intento di organizzare attentati terroristici qui in Italia. Ve lo scandisco più piano: attentati terroristici qui in Italia. Alcuni componenti sarebbero andati all'estero per essere addestrati da gruppi militari ultranazionalisti e uno dei destinatari dell'ordinanza è latitante proprio in Ucraina, dove l'associazione avrebbe contatti con il battaglione Azov, impegnato nella guerra. Il profilo degli appartenenti sarebbe in larga parte ordinario, liberi professionisti, operai, commercianti, studenti. In alcune intercettazioni è emersa la volontà di preparare azioni violente, ipotizzando, ad esempio, un attentato alla stazione dei carabinieri di Marigliano, nel napoletano. Vabbè, ma le magliette del battaglione le ha vendute fino all'altro ieri pure Amazon. Te pare che sono così cattivi? Questi sono i nazi buoni, come tra l'altro cercano di convincerci ormai da un po' troppo tempo. L'Europa che si scandalizza quando si ricorda che si deve scandalizzare, adesso è tutta sconvolta per l'utilizzo di mercenari da parte dell'esercito russo. Non si combatte con i mercenari. Ma se fino a un mese fa i mercenari che sono andati a combattere a fianco dell'Ucraina l'abbiamo accolti in trionfo. Vi ricordate Julia Schiff? Accolta in piazza, interviste. Pure i mercenari vanno bene solo da una parte? Ci vuole la faccia come il c***o. Una faccia che all'Occidente certamente non manca, ma c'è un perché. Perché l'Occidente è un po' illusionista e in ogni trucchetto deve fissare la tua attenzione sulla mano che c'ha il mazzo di carte, mentre con l'altra mano te fotte. E questa condanna della Russia come sponsor terroristico arriva in un momento ben preciso. Guardami, guardami, sono l'Occidente che condanna la guerra, mentre Erdogan bombarda i curdi. E lo fa con caccia F-16 e droni dell'aviazione turca in quattro località della Siria, Kobay, Tel Rifat, Derbisia e Derik. Guardami, guardami, sono l'Occidente che in Ucraina condanna l'aggressore. Ma se l'aggressore dall'altra parte è Erdogan, un membro della NATO, e allora la dimensione tra aggressore e aggredito cambia, no? Guardami, sono bravo, sono l'Occidente che condanna le dittature. Ma se dall'altra parte il dittatore è Erdogan, amico, partner e collaboratore, nelle parole di Mario Draghi. Guardami, guardami, sono l'Occidente che crede al principio dell'autodeterminazione dei popoli. Tutti i popoli, tranne quello curdo. A quanto pare che sto diritto all'autodeterminazione non ce l'ha. L'ingresso di Svezia e Finlandia nella NATO vale la consegna dei curdi che ci hanno aiutato a combattere l'ISIS al dittatore Erdogan, come lei stesso l'ha chiamato? Grazie Presidente. Guardami, sono l'Occidente dei diritti umani mentre faccio i mondiali in Qatar. Mondiali dove per costruire gli stadi è morta praticamente la stessa quantità di gente che nel conflitto in Ucraina. Con un piede promuoviamo stati sponsor del terrorismo e con l'altro stiamo in Qatar. Il Qatar che durante lo scoppio della primavera araba aveva finanziato e armato la Fratellanza Musulmana, dichiarata fuori legge perché considerati un'organizzazione terroristica. Il Qatar che nel 2020, e mi viene da ride perché in realtà vorrei piagne, è proprio al centro di un'interrogazione parlamentare europea proprio per i suoi legami con la Fratellanza Musulmana, tanto quanto sono al centro di questa interrogazione l'Iran e la Turchia. Cioè, ve lo ripeto semplice, nel 2020 il Qatar, dove oggi stiamo facendo i mondiali, e la Turchia di Erdogan, amico, partner e collaboratore, erano al centro di un'indagine parlamentare europea per capire i rapporti di questi con i terroristi. Oggi Erdogan è membro NATO e bombarda indisturbato. In Qatar ci mandiamo i giocatori. I rapporti con il terrorismo di questi sono un lontano ricordo, però la Russia Mentre ne parlo di queste cose, io provo un imbarazzo per la poracitudine dell'Occidente che non si può descrivere. Tra l'altro, il dichiarare la Russia sponsor del terrorismo non cambia di una virgola la situazione attuale. Ribadisce soltanto quello che già è. Se la Russia è sponsor del terrorismo, l'Europa non tratta con i terroristi e quindi la possibilità di accordi è zero. A meno che non ci sia un'esplicita volontà statunitense, ma è tutta roba che sapevamo già.
L'unico vantaggio di questa sensazionale presa di posizione del Parlamento europeo è solo ed esclusivamente mediatico. Sottolinea con l'evidenziatore il fatto che Putin è il cattivo assoluto che c'ha pure rapporti con i terroristi e distrae l'opinione pubblica dai bombardamenti sui curdi, se mai ci si rendesse conto che i cattivi stanno anche nelle nostre schiere. Intanto l'Ucraina è sempre più una landa desolata, al buio, al freddo. La gente a Kherson, dove poco più di qualche giorno fa si parlava di trionfo, oggi raccoglie l'acqua nelle pozze e te devono convincere che va bene così, che l'Europa e il suo l'ha fatto. Gesti sensazionalistici che cambiano la situazione del c***o. Quello che ha fatto il Parlamento europeo non è diverso dalla mano sulla bocca da parte dei giocatori tedeschi. Altra immagine su cui ci si è proprio sbrodolati perché mamma mia quanto so bravi, quanto so coraggiosi. Guardate come reagiscono con orgoglio alle imposizioni FIFA e alle intransigenze del Qatar. Vogliono impedirci di metterci la fascia con i colori LGBT e la scritta One Love. Che si pensano questi? Infatti noi non se la mettiamo. Cioè, la fascia è proibita, poi se la mettiamo i club dovrebbero pagare una mora, meglio evitare, no? Quindi, viste le condizioni, non scenderemo in campo? No, ci scendemo lo stesso, però se famo la fotino con la mano tappata, che così sì che gliel'avemmo detto, eh? E la stampa proprio in estasi, bravi, bravi! Perché all'Occidente gli piacciono troppo ste cazzate. Cioè, è proprio una passione per l'inutile. Sono questi i grandi gesti dell'Occidente, sensazionalismo che riveste il nulla cosmico. Siamo dei buffoni e il nostro essere buffoni è tutto racchiuso in questa immagine che per me è l'immagine della settimana. Tant'è che infatti poi le partite le perdi e vieni pure preso per il culo. Non è forse questa una grande metafora del nostro triste Occidente? Se il video ti è piaciuto, iscriviti al mio canale YouTube e gli altri indirizzi social che trovi qui. Se poi vuoi sostenere il progetto Bubble, un semplice caffè, una piccola donazione al link PayPal che trovi qui sotto. Ciao e a presto!